iscrivetevi al canale e metteteci un like, suonate la campanella e taggateci su Instagram. Vi voglio bene, ciao! Allora, per questa ricetta di biscotti con i semi di chia servono un cucchiaio di farina di farro, io non ce l'ho per cui uso la farina di segale integrale, un cucchiaio di farina integrale, poi un bicchiere e mezzo di avena sminuzzata, 5 cucchiaini di semi di chia, poi 2 cucchiaini di semi di lino, un pizzico di sale, mezzo cucchiaino di cannella in polvere, mezzo cucchiaino di zenzero in polvere, poi sempre mezzo cucchiaino di lievito per dolci, un uovo, 50 ml di olio di semi e 2-3 cucchiai di zucchero di canna. Allora, questa ricetta l'ho trovata su Pinterest e deve essere una ricetta di Giallo Zafferano, se non ricordo male. Bisogna accendere il forno a 180 gradi e dovranno cuocere per circa 10-15 minuti, non di più, altrimenti diventeranno duri. Iniziamo. Allora, iniziamo con la farina di segale integrale, un cucchiaio. Poi un cucchiaio di farina integrale. Un bicchiere e mezzo di avena sminuzzata, questo è già un bicchiere e mezzo perché io l'ho misurato ancora prima di andare a frullarla. Poi devo prendere il cucchiaino che mi sono dimenticata. 5 cucchiaini di semi di chia. Uno. 2, 3, 4, abbondiamo, 5, poi 2 cucchiaini di semi di lino, 1 di sale, 1/2 cucchiaino di cannella in polvere, io gliene metterò un pochino di più perché mi piace tanto, come sapete già, chi mi segue lo sa che noi adoriamo la cannella. Poi 1/2 cucchiaino di zenzero in polvere, vediamo se riesco a farlo da qua, più o meno. Fa sempre fatica a scendere, facciamo che... Ok. E il mezzo cucchiaino di lievito per dolci. Ora andiamo a mescolare tutti gli ingredienti secchi. Poi, se piaceranno, sicuramente raddoppierò o triplicherò la dose, così almeno li preparo per un po' e sono a posto. Comunque si dovrebbe conservare 4-5 giorni chiusi. Ecco. Adesso
aggiungiamo l'uovo. E l'olio di semi. Alla fine lo zucchero di canna. Vediamo come verrà, se andrà bene o se dovrò aggiungere ancora un po' di liquido. Adesso andiamo a impastare un po' con le mani. Direi che la consistenza va benissimo. Adesso andiamo a formare i nostri biscottini. Ed ora inforniamo a 180 gradi per 10-15 minuti. Sono le 11:16. Andiamo a infornare i nostri biscottini con i semi di chia. Eccoli qua, i nostri biscottini sfornati, si sono già raffreddati. Allora, l'aspetto secondo me è bellissimo, cioè io adoro i dolci così rustici. Adesso andiamo a fare la prova assaggio. Allora, assaggiamo i biscotti. Il profumo è ottimo, poi la farina di grano saraceno secondo me per i dolci è il top. Morbidi, più morbidi.
buonissimi. Vuoi assaggiarli, Mauro? Biscottino. Si sente la cannella, buonissimo. Ve li stra... scusate. Stra consiglio. Allora, buoni, semplicissimi da fare e velocissimi veramente, e sani. Per me 3 cucchiai di zucchero di canna va benissimo. Li adoro, sicuramente li rifarò domani. Vado a comprare i fiocchi d'avena, li compro, vedo se trovo il pacco grande, se no ne compro 2 o 3 pacchi, perché voglio farlo un bel po' da tenere per la colazione, per la merenda. Sono strepitosi veramente, ragazze. Peccato che non posso farveli assaggiare. Provateli, fateli, promossissimi, ve li stra consiglio veramente. Se, scusate, ma se provate a riparli, taggatemi su Instagram, così magari mi mandate un po' di foto anche in direct, che così le pubblichiamo, ok? Io vi saluto, per questa ricetta è tutto, vi mando un grosso bacio e spero tanto che vi sia piaciuta. Ciao!